Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti, alcuni ben ritrovati. Parte finalmente una nuova stagione di GemTV Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di musica. Dovete sapere che quest'anno GemTV ha in serbo per voi un po' di novità che vi racconteremo strada facendo. Intanto vi posso dire che c'è un sito nuovo di zecca che vi aspetta, per cui fatemi un giro e fateci sapere che cosa ne pensate. Bando alle ciance, però entriamo subito nel vivo della prima puntata. Abbiamo voluto inaugurare questa nuova stagione con un tributo speciale. Oggi, 13 settembre, il maestro Ezio Boss avrebbe compiuto 51 anni e noi ci teniamo a festeggiarlo, celebrarlo a modo nostro. E se ce ne fosse bisogno, insomma, aiutare chi ci sta guardando a scoprire di più quest'uomo, questo grande artista. E lo voglio fare in compagnia di persone, tre persone, che hanno la fortuna di aver condiviso con lui dei momenti importanti di vita. Quindi do il benvenuto in questa prima puntata della nuova stagione di Music Room a Tommaso Bosso, David Romano e Oscar Giammarinaro. Buonasera. Ciao. Grazie, grazie per per aver accettato l'invito e per essere qui a raccontare il grande cuore di Ezio Bosso. Grazie a voi. C'è da dire che il regalo più bello nel giorno del suo compleanno Ezio l'ha fatto a noi, perché oggi è il giorno in cui esce un disco che contiene dei brani inediti del maestro, il quartetto numero 4, The Four Letters, ispirato a quattro lettere di giovani partigiani scelte proprio da Ezio, e a completare quattro estratti dal quartetto numero 2, A Tribute to the Past. Chi non lo ricordasse, è la musica utilizzata nella colonna sonora di Io non ho paura di Gabriele Salvatores. Tra l'altro, ditemi se non mi sbaglio, è valso adesso una nomination agli Oscar. Due in realtà ne aveva fatte, 2004-2005, solo che per motivi diciamo di produzione, nel senso che all'epoca era la Miramax il distributore e in realtà aveva fatto candidare, doveva scegliere tra Io non ho paura e un altro film canadese, scelsero poi quell'altro film canadese che si portò poi dietro tutte le altre candidature e tra l'altro vinse l'Oscar quell'anno, adesso non mi ricordo il titolo. Allora, Tommaso, vengo proprio a te. Tommaso, il nipote di Ezio, fondatore insieme alla sua famiglia di Buxus, una società di edizioni musicali, una casa discografica. Vorrei partire con te proprio da qui, perché questo disco, oltre ad essere ovviamente molto bello, è frutto comunque di un lungo lavoro, un progetto di pubblicazione internazionale degli inediti di Ezio Bosso. Come si è svolto questo lavoro? Ma sai, è stato naturale, nel senso che siamo partiti quando poi è mancato Ezio, la priorità che ci siamo dati come famiglia, ma anche poi assieme a David, ad altri collaboratori, che erano storici, amici e collaboratori di Ezio, la priorità era fare in modo che la sua musica non andasse perduta, quindi fosse pubblicata e fruibile dai musicisti, perché potessero suonarla, rielaborarla, eseguirla come meglio credevano di fare, come poi tutti i grandi musicisti fanno alla fine. E quindi abbiamo iniziato dalle sue partiture. Ezio non le aveva mai pubblicate per mille motivi, magari ne parliamo poi dopo, li dettagliamo, ma non erano mai state pubblicate. E quindi siamo partiti da quello, abbiamo iniziato a pubblicare tutte le sue partiture, a revisionarle, abbiamo preso anche gli appunti personali di vari musicisti che hanno suonato, David Romano, David appunto, Diego suo fratello, Giacomo Gazzini che aveva suonato nei dischi. Poi lavori sulle partiture, sulla musica edita, ti ritrovi della musica inedita, nel senso del termine discografico, mai incisa perché non faceva parte di progetti discografici, perché erano soltanto su commissioni per brevi concerti. È stato naturale, diciamo, trovare il quartetto numero 4, le quattro lettere, che è stato suonato soltanto due volte dal vivo, una a Roma e una a Torino nel 2006, quindi 17 anni fa. Io ne ho parlato col quartetto di Torino, che era già uno storico collaboratore di Ezio, se li andava loro, perché loro avevano registrato il numero 2, il numero 3, il numero 5. Famo poker, nel senso, famoli tutti e quattro e
e li registriamo. Quindi siamo andati in studio, abbiamo inciso, è ispirato a quattro lettere di partigiani appunto condannati a morte, sono due italiani e due non italiani, un cecoslovacco e un austriaco. Noi nel disco, nell'album abbiamo scelto di non registrare le lettere, nel senso la lettura delle lettere, perché in realtà lo spettacolo originale prevedeva proprio l'affiancamento delle letture delle lettere e l'esecuzione. I testi poi si trovano poi nei booklet del CD che esce venerdì, esce, che accompagna, quindi, cioè nel senso, è come se fosse quella la vera opera unica. Noi abbiamo voluto che fosse la musica a parlare in questo momento, alla fine, perché la musica è quella regina, è quella padrona. Soprattutto oggi, lo è tutti i giorni, lo è... È bello parlare, è bello ricordare Ezio, ma è ancora più bello quando c'è musica, secondo me. Se poi anche musica mai ascoltata è doppiamente bello. E assieme a quello abbiamo detto, senti, rifacciamo qualche danza di Non ho paura, che sono passati 20 anni esatti da che aveva fatto la colonna sonora Ezio a Madrid. Sono anche spuntati fuori dei video del backstage, tra l'altro, dei vari servizi che ho visto, infatti sono rimasto stupito, sinceramente. E quindi abbiamo detto, perché non rifacciamo? Tra l'altro, un piccolo aneddoto che ho scoperto, una estimatrice di Ezio, che è diventata mia amica, mi ha raccontato che La rumba verso il buco, che poi è il tema, se vogliamo, più famoso del film, lei l'aveva registrato dalla televisione dei bellissimi di Rete 4, perché era la sigla di 2 anni fa, l'ascoltava soltanto lì. E allora ho detto, vabbè, senti, tanto che vado in studio te la reincido, almeno sai, ce l'hai, vai su Spotify, su YouTube, non devi prendere una VHS che magari è pure consumata. E quindi abbiamo rifatto questo, insomma. È come se fossero due album di fotografie, no? Nel senso, adesso li chiamava album perché raffigurano la storia. Uno è un album proprio nuovo, mai visto. L'altro invece è come vai in soffitta o vai a casa della nonna e tiri fuori un book impolverato e trovi delle vecchie foto. No? Mi piace vederla un po' così. Dopo, infatti, voglio tornare da te perché hai già lanciato uno spunto interessante. Mi piacerebbe sapere se voi davvero lo sapete perché questa musica lui non l'ha mai pubblicata. Adesso ci torniamo perché invece voglio andare un attimo dal re degli aneddoti, Davide Romano, spalla dei secondi violini dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondatore e primo violino del Sestetto Stradivari, direttore artistico di Villa Pennisi Musica, chi più ne ha più ne metta. Tu, quando hai conosciuto Ezio, voi non avete avuto solo un rapporto strettamente professionale? Ma diciamo, il nostro rapporto nasce in maniera strettamente professionale perché io lo conosco qui a Roma nel 96. Io avevo appena messo piede a Roma e lui faceva il primo contrabbasso all'Opera di Roma. Ci sono varie realtà non istituzionali che orbitano qui a Roma. Una di queste era un gruppo che aveva avuto Ughi come solista e veniamo chiamati entrambi per partecipare ad un tour che questo gruppo faceva in Spagna. Ed Ezio era nella sua fase iperpunk, mi verrebbe da dire, perché aveva uno spolverino nero lungo fino ai piedi, capelli lunghi neri, sedeva in fondo all'autobus e ci portava in giro, e come tutti quelli che stanno in fondo all'autobus fanno capire chiaramente che non hanno molta voglia. Cioè, in fondo all'autobus normalmente si va a fare casino o si va perché non si vuole essere rotti le scatole. Io in genere vado in fondo all'autobus perché sono 2 metri, quindi non entro nei sedili, ed eravamo seduti vicino. Da questo viaggio abbastanza surreale, in giro per... andammo prima in Marocco e poi dal Marocco passammo alla Spagna con questo gruppo, da allora poi fondamentalmente non ci siamo più lasciati, o meglio, c'è stata una lunga parentesi, che quella che coincide poi, mi fa sorridere, appunto, subito dopo Io non ho paura, Ezio andò a Londra, si spostò poi in Australia, poi i fatti che bene o male ormai tutti quanti conoscono legati alla sua malattia, ci siamo poi rivisti quasi 15 anni dopo, perché Ezio mi richiama perché Giacomo non può finire un tour. Poco fa, prima che arrivassimo in trasmissione, Tommaso mi ha girato una fotografia chiedendomi se io ricordassi di che cosa si trattava, perché facemmo questo concerto a Santo Stefano Belbo dove io sostituivo Giacomo Gazzini. Da lì poi è stato un quotidiano sentirsi e vedersi, come tu hai ricordato,
lui è venuto a Villa Pennisi, è tornato a dirigere un'orchestra per la prima volta a Villa Pennisi, perché lui mi chiese se era possibile organizzare una cosa con i ragazzi. E generalmente quando Ezio parlava, io conosco poche persone che sono state in grado di dirgli di no. Quindi io gli dissi di sì, organizzammo questa cosa dove lui Interrompo, vuoi dire due parole su Villa Pennisi, giusto per contestualizzare, così chi ci segue? No, Villa Pennisi è una cosa che Ezio amava particolarmente, perché metteva insieme due aspetti che lui per primo adorava, ovvero l'architettura, mette insieme l'architettura e la musica. È un festival che si svolge in un giardino che lui chiamava il suo giardino, perché diceva che da piccolo non aveva mai potuto avere un giardino, e nel momento in cui Ezio è arrivato per la prima volta nel 2004-2005, adesso non mi ricordo, a Villa Pennisi, quel posto è diventato casa sua, dove noi costruiamo una camera acustica che Ezio ha in un certo senso adottato, perché è stata poi il motivo per lui di enorme gioia, perché significava lavorare con i ragazzi, lavorare con l'acustica, lavorare con la musica. Un anno abbiamo avuto ospite David Tremlett, per cui quella struttura architettonica è diventata un'installazione di arte contemporanea, perché David decise di, insieme ad Ezio, di ragionare su come la si potesse dipingere, ed è stata un work in progress, perché di giorno in giorno, di concerto in concerto, la struttura cambiava foggia perché cambiava colore. Era un posto dell'anima di Ezio. Lui il primo anno che venne mi disse che per lui quel posto era un po' come se, ecco, stiamo vedendo le immagini proprio di quel concerto. Io ho circa 25 kg in più, ma questo è un altro paio di maniche. E qua stiamo suonando il suo concerto, ed è assolutamente un caso che io abbia addosso la stessa maglietta in questo momento, perché in realtà è molto comoda, detta tra di noi. Appunto, questa era un'orchestra fatta soltanto dai ragazzi che erano presenti al workshop di musica. La struttura è costruita da un workshop di architettura, ed è buffo perché io ho lasciato in questo momento due persone che sono qui in orchestra, Federico Piccotti ed Emanuele Ruggero, che erano all'epoca ragazzi e studenti con cui invece oggi abbiamo fatto una registrazione, ed è incredibile come tutto si concateni, perché la registrazione che oggi abbiamo fatto è per un film di Marco Bellocchio, che come forse saprete ha utilizzato tutte le musiche di Ezio per il suo ultimo documentario, Anche Marx può attendere. È incredibile, ma Ezio oggi è, in particolare perché è compleanno, ma continua ad avere una presenza abbastanza permeante, quello che è, diciamo, un certo tipo di cultura musicale in Italia. Certo. Oscar, per te facciamo un attimo un bel passo indietro, nel senso che questa storia potremmo dire che inizia nel mondo dei mods di Piazza Statuto a Torino, a partire dagli anni Ottanta. Com'era Torino e come si colloca in questa dinamica, in questo contesto, la figura di Ezio? Inizia prima ancora dell'avventura dei mods, perché lui era il mio compagno di conservatorio, era il mio compagno di classe di contrabbasso, quello più piccolo di me, lui del 71, io 64, faceva con la media annessa al conservatorio, aveva iniziato col fagotto, poi però non era così convinto ed è passato al contrabbasso ed è venuto la gente lì. Ci siamo conosciuti, rimasto affascinato dal modo di vivere, più che altro di vestirmi, la musica che ascoltavo, la mia Vespa e tutto quanto, si è incuriosito, ha iniziato a frequentare Piazza Statuto Mod, è diventato, si è scoperto uno dei nostri, e poi quando io non ho più suonato il basso negli Statuto, mi sono limitato soltanto a cantare, lui si è proposto come bassista, è diventato il nostro bassista e lo è stato per più di 2 anni. Poi è andato a studiare il contrabbasso a Venezia, è stato a Vienna, è iniziato a girare per il mondo, ma siamo sempre rimasti in contatto, e negli ultimi 10 anni soprattutto poi il rapporto, seppur personale, veramente ci vedevamo di persona, perché era sempre in giro, ma quando veniva a Torino ci vedevamo sempre, ci sentivamo molto spesso. E è sempre stato molto legato a noi, la nostra piazza, tant'è che appunto il nostro luogo di ritrovo adesso porta il suo nome, il giardino Ezio Bosso, dove appunto in Piazza Statuto 18, e quindi ma noi è una cosa che dà molto prestigio, molto orgoglio, e siamo sicuri che anche lui di questo sarebbe molto orgoglioso.
Io invito chi ci segue a fare domande ai nostri ospiti, perché mai come stasera potete tirare fuori veramente delle chicche da persone che hanno condiviso momenti veramente speciali e anche intimi con Ezio Bosso. Tommaso, torno da te perché voglio approfondire quello di cui parlavamo prima. Perché? Intanto perché questi inediti non erano mai stati pubblicati e poi perché avete deciso di partire proprio da questi due quartetti? I motivi sono vari, sai, alla fine se andiamo bene a vedere la storia di Ezio, il primo album inteso proprio come progetto discografico è stato del 2015. In realtà il primo che ha fatto ha vinto un disco d'oro, quindi insomma è andata bene come primo album. Tutto quello che è discografia poi, che è la discografia, che in questo momento consta, con quella uscita di oggi, 16 album, 15 o 16, i numeri non sono mai bravo, viene da vari progetti di commissione, ad esempio, Io non ho paura, una colonna sonora, Music for the Lodger, la sonorizzazione di un film muto di Hitchcock, il primo film muto di Hitchcock, o meglio quello che Hitchcock scrive, il primo suo, la Sinfonia 1 è un balletto per il Ballet Boys, la Sinfonia 2 dedicata al Bosco, alla Val di Chiemme in Trentino, cioè non c'è mai un album inteso proprio come può essere discografia pura, è sempre qualcosa. E tra le vari progetti qualcuno è stato inciso, qualcuno è stato solo suonato una volta e qualcuno non è mai stato suonato, secondo me, perché adesso David lo sa, perché gli ho mandato un po' di materiale, perché ci sono altri album da fare, e secondo me molti di quelli che gli ho mandato, proprio non, cioè gli ascriti, sono rimasti lì nel cassetto. Quindi sai, è un po' tutto vario in un certo senso. Per rispondere alla tua domanda del perché partiti da questo, sai, io ci ho riflettuto bene, io, se poi non erro, ma anche parlandone bene, perché poi io... ho vissuto tanto l'Ezio zio, nel senso, chiamiamolo zio, per me era più un fratello perché avevamo poca differenza d'età, però la prima forma compositiva, diciamo, il primo ensemble per cui ha scritto è stato il Quartetto d'Archi di Torino, tra l'altro iniziato nei primi anni 90, c'era un bellissimo posto che si chiamava Teatro Iuvarra, dove facevano un po' di teatro d'avanguardia, un po' di robe di matti, diciamo, insomma. E aveva iniziato proprio col Quartetto di Torino. E il primo lavoro che gli ha dato, diciamo, un'attenzione, comunque che l'ha portato come compositore ad essere conosciuto e anche vagliato dagli Oscar, come tu giustamente hai ricordato prima, è stato il Quartetto. Quindi partiamo dai quartetti, diamo l'attenzione a quella forma. Questo è stato... è stato il motivo perché partiti dalle quattro lettere. Sulla parte quella di non ho paura, ce lo sai, e appunto, sono passati 20 anni, perché non riproporli in una chiave differente? Sai, in 20 anni magari sono evoluti, sono cambiati, intanto sono cambiato anche un membro del Quartetto di Torino, tra l'altro, in questi 20 anni. Era un'idea di te l'ho detto prima, costare come due album di fotografie che trovi nel cassetto della nonna, il primo dice guarda, non l'ho mai visto, l'altro invece lo conosci ma magari te l'hai anche dimenticato. Vi faccio ascoltare e vedere pochi secondi di le parole del produttore esecutivo di questo progetto e vorrei commentarle un attimo con voi. Personalmente mi sono approcciato a questo materiale esattamente come lo avrei fatto con quello di qualsiasi altro grande compositore. La musica scritta su partitura è un vero e proprio testamento, come se il compositore stesso lasciasse qualcosa di sé agli altri che non ha scritto ma ha messo su pentagramma. David, io ho adorato questa cosa che lui ha detto, che ha avuto un approccio lo stesso che avrebbe avuto confrontandosi e cimentandosi con un grande compositore del passato. E perché no? Cioè, non voglio essere polemico come sai bene che so essere,
Ma credo che questo sia proprio lì volevo portarti, cioè sia l'unico approccio che si debba avere sempre e comunque. Il fatto di doverlo specificare trovo sia ridondante, anzi devo dire che per esempio la musica di Ezio, da un punto di vista anche per un non musicista, quindi squisitamente da un punto di vista grafico, è talmente tanto chiara che la difficoltà sta proprio nel non doverla spogliare di altro di quello che lei è. C'è stato un lunghissimo periodo, noi abbiamo parlato molto spesso con Ezio di quella che era la sua musica. Ezio per un lungo periodo, anzi un lungo periodo, non mi può sconfessare, ma diceva che la sua musica sarebbe finita con lui, perché considerava la sua una musica che viveva dell'empatia che lui era in grado di generare sul palcoscenico. Aveva torto, perché, e non credo che sia soltanto figlia dell'onda lunga di coloro i quali sono fan di Ezio e che quindi oggi lo rincorrono nelle esecuzioni, ma la musica di Ezio ha una capacità di smuovere emotivamente parlando, ed è una dote squisitamente compositiva. Quindi sicuramente l'approccio che Cosentino suggeriva è quell'unico ed indispensabile, non c'è da aggiungere, perché è un po' come con Mozart, non me ne vogliano i puristi che mi ascoltano, però nel momento in cui il rapporto con la partitura è assolutamente intellettuale per quello che riguarda l'aspetto appunto di scrittura, ed emotivo ed empatico per quello che riguarda l'aspetto musicale, l'unico servizio che si può fare a Bosso come a Bach è esattamente quel tipo di approccio. Quindi nello specifico chi ha guidato, cioè il maestro Cosentino che ha guidato nella registrazione il Quartetto di Torino, credo che abbia fatto il miglior servizio possibile alla musica di Ezio. Senti, ma Ezio era sì un grandissimo talento, ma pretendeva prima di tutto da se stesso una serietà impeccabile, una professionalità che quindi ovviamente pretendeva anche da tutti quelli che lavoravano con lui. Com'era da musicista lavorare con Ezio? Insopportabile. Io parlo da fonico e guarda, non l'hai detto. Ma era insopportabile nel senso che, ancora, non voglio essere travisato, ma Ezio aveva un livello di controllo di coscienza e di conoscenza che io raramente ho visto, anche perché probabilmente non ho avuto rapporti così stretti con qualcuno con cui ho suonato e da cui sono stato diretto. Spendeva il suo tempo sul podio o sul pianoforte sempre come se fosse l'ultimo giorno della sua vita, e non perché probabilmente da qualche parte pensava davvero che potesse essere l'ultimo giorno della sua vita, ma perché quella era l'unica maniera che lui aveva di poter approcciare il rapporto con la musica, perché la musica era superiore a noi tutti. Lui era semplicemente un primus inter pares, che fosse primus era palese, lui era il primo, eravamo tutti pari di fronte alla partitura. Se si trattava di Tchaikovsky o si trattava di Bosso non cambiava molto, se non il fatto che essendo presente il compositore magari potevi chiedergli qualcosa come voleva che fosse fatto. Cioè, ecco appunto, mi hai detto l'aneddotica, noi abbiamo suonato molto spesso con lui Rain e vari altri brani che poi sono del progetto Music for Water Elements. Mi ricordo che sulla parte che noi avevamo c'erano degli errori e lui mi ha sempre detto che quelli non erano mai errori, quelli erano refusi, non erano errori. Invece ho capito, ma la nota è sbagliata, non è sbagliata, è un refuso. Quindi il rapporto poteva essere anche giocoso, ma da un punto di vista di serietà professionale, abnegazione, dedizione, ecco, in questo senso era insopportabile, perché non passava niente. E poi era geniale perché la capacità che lui aveva di fondere l'elemento professionale con l'elemento umano era totale. Era totale perché lui, credo, potesse lavorare bene solo con le persone con cui lui aveva un rapporto. E prova ne sia quello che ha raccontato Oscar, cioè alla fine la mescla non era semplicemente essere professionale e quindi professionisti e quindi lavorare, era passare il tempo insieme. Non c'erano orari che tenessero con Ezio, noi cominciavamo e quando finivamo perché lui aveva detto basta, ma non perché stava scadendo il tempo. E dove trovasse tutta quell'energia poi lo sapeva solo lui. No, nella musica, lo trovava nella musica, cioè era un...
io ho detto una cosa che probabilmente suona un po' naif, però è sintomatico che lui sia morto quando ha smesso di fare concerti. Questo sia stata la prima volta che si è veramente completamente fermato alla fine. Infatti, lui aveva bisogno di continuare di suonare, di girare, incontrare il suo pubblico, i suoi musicisti. Era proprio un periodo in cui gli mancava proprio il rapporto con, perché la musica sua se la suonava, se la, però aveva bisogno dei suoi musicisti, di incontrare il pubblico, come lo diceva giorno per giorno. Questo veramente gli ha fatto molto male. Purtroppo, quello più che la malattia, che tutto il resto, lì è stato un momento più difficile, e quello è veramente un peccato. Lui veramente della musica, io se posso dire, negli ultimi anni era diventato di una saggezza, di una prontezza, di una capacità, di una intelligenza spaventosa. Cioè, vedendolo come era da ragazzino, io forse sono quello che da più tempo che lo conosce, addirittura più di ancora da Tommaso, l'ho visto proprio quando ero piccolo piccolo. Cioè, lui, dopo i problemi che ha causato la malattia, lo hanno fatto diventare una mente eccelsa, non dico perché era un mio amico, era veramente su qualsiasi tipo di argomento, su qualsiasi, non soltanto artistico, lui comunque riusciva ad arrivare, a spiegare, ad aiutare, ad analizzare, e con una prontezza eccezionale. E nella musica la perfezione che diceva Davide, che lui esigeva, perché lui lo chiedeva a se stesso e quindi lo voleva anche dagli altri. Infatti, laddove nelle orchestre istituzionali ha avuto dei problemi di tipo gestionale, proprio perché comunque i musicisti impiegati lui non li sopportava assolutamente. Era proprio la cosa che, cioè, lui facciamo l'attività, chiamiamolo lavoro, diceva, se vogliamo, più bella del mondo, e questi fanno gli impiegati, quest'ora è scaduto il tempo, devo fare la pausa, ma stiamo scherzando. Lui queste cose non ha mai potuto soffrire, se lo poteva permettere di dirlo, perché cioè, guardate, io, nonostante abbia delle difficoltà fisiche, quanto lavoro, quanto io esigo da me e quanto sono preparato, lo voglio anche dagli altri. E poi ancora una cosa dico, il discorso dello sentito di Cosentino, è vero, la storia non è ancora stata scritta, ma sicuramente Ezio è il più grande, o almeno uno dei più grandi compositori e direttori d'orchestra di questa epoca. Ovviamente noi la stiamo vivendo e non ce ne rendiamo conto, ma la storia ce lo dirà, quindi sarà sicuramente ricordato uno dei più grandi, come hai detto giustamente Davide. Quindi non c'è da stupirsi se l'approccio alla musica di Bosso è come quello di qualsiasi altro importante compositore del passato. Certo, ora assolutamente è così e non c'è da stupirsi. Mi viene da pensare che magari in gioventù si guarda al mondo con una leggerezza un po' diversa da quella che poi si smette di praticare andando avanti con gli anni, no? Con il senno di poi, secondo te, era già visibile questo grandissimo talento di Ezio, e anche però, non solo quello musicale, anche la sua enorme capacità comunicativa, era già quello, visibile? Indubbiamente, infatti lui era scherzando, diceva che noi l'abbiamo mandato via dall'istituto perché faceva troppe note. Non è così, però effettivamente lui faceva delle cose con sto basso, che lui poi, tra l'altro, il basso elettrico non l'aveva mai studiato. Lui, esattamente come è passato dal contrabbasso al basso, si è trovato, gli ho prestato il primo basso da suonare, era quel mio fretless senza attacchi, faceva delle cose pazzesche, cioè faceva parti melodiche col basso, diceva, vabbè, ma guarda che teniamo tutti fuori perché c'è la melodia, la fai tu, noi che facciamo? Ah, ma no, cioè, era già, denotava veramente una creatività eccezionale. Quindi, e poi per quanto riguarda la sua capacità di essere comunicativo, di essere sempre pronto, inserito, simpatico, è una cosa che ho avuto fin da ragazzino, no? Ha sempre avuto una risposta pronta per tutto, anche quando le cose magari non le sapeva, lui comunque le sapeva lo stesso, riusciva sempre a trovare un modo per essere preparato su quello di cui si discuteva, quindi è sempre stato veramente molto geniale. Però dico, negli ultimi anni era veramente in modo oggettivo una mente eccelsa, lo dico non perché era lui, ma veramente una mente eccelsa, davvero. Io ho letto da qualche parte che Salvatore ha detto: Ezio ne ha fatte di tutti i colori. Chi me lo può confermare? Credo tutti e tre. No, io mi appello al quinto emendamento. Sì, ma ci fermiamo qua, adesso sì, lo confermiamo, fine. Non ti far venire i grilli per la testa, Jessica, grazie. Io l'ho buttata lì, se la volete raccogliere, bene. No, no, allora, la riparliamo, cioè proprio facciamo così, tieni, sì, confermo, via.
Esatto, come se non avessimo detto niente. E quindi torno un attimo da Tommaso, perché parlando sempre di questa legacy del maestro Bosso, che è veramente un mare magnum in cui ci si potrebbe perdere a negare, dici un po' come lavora la Buxus, come vi state organizzando, come saranno i progetti? Ma è una bella domanda, grazie per avermela posta. Penso che diciamo che la Buxus è nata per dare una forma, diciamo una forma giuridica per dirla male, ma per dare una casa Ezio, per dare un punto di incontro, un punto di raccordo, perché scomparso Ezio, e Davide ha detto prima una cosa, Ezio era un maniaco del controllo assoluto e lo era davvero in tutto e per tutto. Ma a tutti i livelli, cioè proprio dal farsi lui da copista, dal farsi lui da fonico quando montava i dischi, da farsi lui da manager, da fare tutto lui, no? E quindi ti ritrovi poi a dover maneggiare una cosa a cui dai un valore, nel senso che comunque appunto mi ricollego sempre a quella di David, poi se vuole anche lui agganciarsi sono solo felice, cioè il fatto che diceva che la sua musica sarebbe scomparsa con lui. Ed effettivamente è vero, perché Ezio non ha mai lavorato perché rimanesse la sua musica. Non sto neanche bene a discutere il perché, comunque la verità è quella. Noi l'abbiamo presa, ma non tanto perché era mio zio, perché portava lo stesso cognome altro, perché io vado matto per la musica di Ezio, ma tanto, l'ho sempre ascoltata tantissimo, cioè io mi ricordo la prima volta che ho sentito Rain, non ho capito più niente, cioè una roba fuori, ed è un brano in realtà semplicissimo come struttura, però ti manda fuori. E quindi lo scopo è stato quello, cioè fare in modo che non andasse perduta la sua... sai, la parola eredità non lo so, non mi piace tanto, proprio la sua musica, la sua arte, quello che andasse perso Ezio, nel senso, Ezio non c'è più da quasi 2 anni e mezzo, però la sua arte c'è, cioè deve vivere, deve continuare a vivere. David la suona brillantemente assieme a suo fratello e Mario Montore e la porta in una maniera che al momento solo loro riescono a fare, nel senso non esiste nessun altro. Però benvengano tutti gli altri, benvengano nuove interpretazioni, benvengano nuove versioni. Questo è lo scopo della musica. Ci sono vari livelli. La priorità è la musica, nel senso fare in modo che sia del mondo e dei musicisti soprattutto, perché se la lasciamo in mano soltanto non me ne vogliono tutti i bravissimi musicisti che hanno suonato con Ezio, ma se la lasciamo solo a loro, se ne vanno loro, se ne va la via musica di Ezio, cioè mi sembra, dobbiamo andare oltre quei paradigmi che erano di Ezio se vogliamo farla rimanere. E mi collego a un'altra roba che io avevo detto a Oscar una sera quando eravamo alla presentazione di un suo pezzo, e Oscar lo dice, o anche altri hanno sempre detto che Ezio è entrato nella storia. Io non lo so, se tra 10 anni, il 13 settembre, faremo ancora delle dirette, si parleranno ancora di brani di Ezio, ci saranno bravi registi che prenderanno la sua musica e la sincronizzeranno con le loro scene, e ci saranno i grandi musicisti e i grandi direttori d'orchestra, soprattutto, che vorranno interpretare la musica di Ezio, allora sì, sarà entrato nella storia. Ma dobbiamo lavorare, ma lavorare nel senso più nobile del termine, nel senso di lavorare tutti i giorni per fare in modo che non vada perduta. David facendola suonare, io pubblicandola e bussando la porta a tutti i teatri e a tutti i musicisti d'Europa, Oscar raccontando la storia loro, deve andare avanti. Tra 10 anni ci ritroviamo e diciamo ok, Ezio è entrato nella storia. Tommaso, c'è Emanuela Baron che ti chiede che cosa ne pensa del Buxus Concert Festival di Gualtieri. Che è una bella manifestazione per riconoscere un'amicizia con Ezio, che ci sono tanti amici di Ezio, che detta onestamente sono felice che alcuni dei suoi musicisti portino avanti il suo nome. Se devo essere onesto,
trovo relativamente paradossale che un'orchestra tributi un direttore d'orchestra senza un direttore d'orchestra. Mi fermo qua. Senti, se lo ritrovo vorrei leggere, perché nel booklet all'interno del disco c'è un breve testo che Ezio ha scritto, se non sbaglio nel 2006, relativamente a questo progetto. Vi ricordo che Ezio ha preso ispirazione per questi quartetti da quattro lettere di condannati a morte alla Seconda Guerra Mondiale, e lui dice, l'ho trovato: nella ricerca che ho fatto mi sono reso conto di quanto fosse importante continuare a divulgare le parole di tutte queste persone che in periodi diversi si sono sacrificate per lo stesso motivo, e dal mio punto di vista il modo migliore era quello emotivo ma non retorico. Era sempre così impegnato, preso dai suoi mille progetti, eppure sempre così attento a tutto quello che gli succedeva intorno, cioè un impegno sociale di cui sentiva, si potrebbe dire, quasi la responsabilità. Se posso dirti, Jessica, approfitto per raccontare un aneddoto che mi riguarda vicino. Dopo che era stato a Sanremo, che è stato un momento di sua grossa visibilità per il grosso pubblico, anche se nel mondo era già molto conosciuto, ha fatto un concerto a Collegno, dove io abitavo prima a Collegno, e c'era anche il sindaco presente, e lui è molto legato a mia mamma. Mia mamma era una partigiana, è ancora via mia mamma, c'ha 97 anni appena compiuti, e lei usava come nome di battaglia Adriana, come partigiana, si faceva raccontare le varie storie, insomma aveva un bel rapporto con lei, e l'aveva invitata a questo concerto, visto che era con lei, è andata, io ero via a suonare, è andata, lei ha accompagnato la moglie Francesca. A un certo punto del concerto lui si è girato verso mia mamma, che era in prima fila, e dice: questo brano voglio dedicare alla partigiana, a mia amica partigiana Adriana, per tutto quello che ha fatto e per quello che era presente. Tutto il pubblico ha applaudito, quindi lui è sempre stato molto, questo l'ha fatto pubblicamente, poi in privato era veramente molto attento a queste cose qua, però era una cosa che gli veniva dal cuore. Quindi l'idea di andare a prendere questo quartetto preso da queste quattro lettere è eccellente ed è perfettamente in linea con quello che era il suo modo di approcciarsi in quello che faceva, sia in modo artistico che proprio nella sua vita normale. Ecco. Tommaso, questa sua, cioè, è vero che la sentiva quasi come una responsabilità, questo impegno sociale, questo esserci. Guarda, cioè, sì, c'è sempre stato, ma poi lo dicevamo prima, Ezio detestava la banalità nel senso proprio più semplice, gli schemi, quelli preconfigurati, che tutto deve essere così. Ezio era un eterno ribelle in un certo senso, ed è stata la sua forza e anche la sua debolezza in certi casi, perché il suo zero compromessi troppe volte secondo me l'ha frenato. È un impegno sociale, cioè nel senso, negli ultimi anni, devo essere sincero, ma me ne sono accorto dopo, nel senso, poi parlando con le persone, tutto effettivamente sentiva, a causa della sua visibilità mediatica che aveva ottenuto con quei 10 minuti scarsi su una manifestazione di musica pop in un certo senso, sentivo una fortissima responsabilità nei confronti della musica in generale, ma nei confronti della cultura proprio. Gli ultimi mesi per lui, David lo sa bene, perché ci parlava tutti i giorni, ma anche Oscar si parlava, cioè era dire che è, lo dico, incazzato per gli ultimi 3 mesi della sua vita e dire poco. Per come è stata poi trattata la cultura e per come tuttora viene trattata, perché adesso sì, siamo tornati a lavorare, sì, c'è stato 1.500 milioni di concerti che si sono accumulati, ne ha fatti tutti, però ricordiamo quello che è successo e ricordiamoci come è stata trattata, quindi questo è fondamentale anche. Ma infatti come l'ha vissuto il periodo? Orrendo, ma proprio tremendo, per lui era folle, era assurdo. Lui poi in realtà stava per partire, per andare, adesso David se lo ricordo, io non me lo ricordo perché David credo tu dovessi andare a suonare, tra l'altro, proprio a maggio. Dovevamo registrare Metamorphosen. Esatto. Progetto. E poi è stata suonata a Torino, diretta praticamente da David, perché ha fatto le veci di Eli, ho fatto anche i complimenti,
è stato un momento veramente toccante, e questo concerto proprio che nel giorno del suo compleanno che è stato fatto a Torino, e infatti io appena finito il concerto sono scappato io perché ero veramente molto, molto emozionato, molto commosso, molto amareggiato, perché significava qualche cosa. In questo caso il fatto che non ci fosse il direttore d'orchestra era diciamo giustificato, ecco, perché è veramente come se fosse stato, e Davide ha fatto veramente bravo per l'emozione che ci ha regalato. Chiudo la parentesi. Se posso collegarmi al discorso direttore d'orchestra, visto che l'ha aperto, io penso che in quel momento fosse necessario, ma fosse necessario soprattutto per i musicisti che sono stati sul palco, perché loro, diciamo, Ezio è morto veramente d'improvviso, nessuno, è chiaro che aveva un'aspettativa di vita inferiore rispetto a tutti, a noi quattro, però nessuno si aspettava. Io lo dico, quella mattina quando mi ha chiamato mio padre, la prima cosa che ho fatto è stata accendere il computer e aspettare la notizia sui giornali, perché io non ci credevo, io onestamente non ci credevo proprio. E come me tutti i musicisti che in quel momento erano pronti per andare a fare Metamorphosen, e tra l'altro ed era anche, non era solo fare una registrazione per un album, ma era proprio dimostrare che si poteva fare musica in maniera sicura, distanziati, mantenendo poi l'equilibrio sonoro per rispettare la partitura. Cioè questo è quello che stava facendo Ezio, che va oltre, se vogliamo, l'eseguire la partitura, e anche dimostrare, è anche un gesto sociale, ma di ribellione pacifica in quel momento. E quindi era giusto che si ritrovassero. Io non sono contro le orchestre senza direttore, io trovo paradossale personalmente che un ensemble voglia ricordare un compositore in maniera costante senza un direttore, ma perché trovo ancora più paradossale, lo dico onestamente, che si passi il messaggio che Ezio è insostituibile, o meglio, Ezio è insostituibile. Sì, siamo tutti d'accordo. Di Ezio ce n'è stato uno, noi l'abbiamo vissuto ed è stata una figata incredibile. E però una cosa è fondamentale: Ezio non ci sarà più. Ezio è morto, diciamocelo. Fa male pensarci, fa male viverla, ma non ci sarà mai più. Il messaggio che dobbiamo passare non è è insostituibile e quindi non si può fare la sua musica. Ezio non deve essere sostituito, Ezio, ma deve proseguire come appunto i grandi compositori. È un'ovvietà quella che ha detto Filippo prima, certo, ma per tanta gente effettivamente non lo è, purtroppo, effettivamente. Non è così tanto, purtroppo, ovvio. Purtroppo c'è troppo questa cosa di Ezio che siamo legati all'emotività e a quel momento, te lo dico, del disabile in carrozzella che parlava male e diceva le frasi belle. Ezio era un grande musicista, prima di tutto, e cosa rimarrà e come verrà ricordato lui dipende da noi e dalle nostre azioni quotidiane, perché se continuiamo a postare i gattini glitterati con i cuoricini rimarrà un santino da mettere sul comodino, ma se noi invece lavoriamo e cerchiamo di far lavorare le orchestre con i direttori, i grandi musicisti cameristici, e convinciamo i sovrintendenti, i direttori artistici degli enti lirici a mettere la sua musica, a far vedere che ha un valore, che ha un'attenzione per l'arte, allora sì, rimarrà un'immagine di Ezio che è quella che lui probabilmente avrebbe voluto in un certo senso, per quanto forse non interessasse davvero. Ma la parte è quella dell'emozione soltanto della frase. Basta, quello è ucciderlo due volte. È la prima volta che lo dico e non ho paura di dirlo, perché basta, veramente. Io sono stufo di aprire Facebook e vedermi i gattini glitterati con scritto il logo e la faccia di Ezio. Cioè, basta, no, dopo 2 anni e mezzo. È molto bello quello che state dicendo, ed è giusto che siate voi a farlo. Umberto Cristina ci chiede: secondo voi la sua malattia ha aumentato la sensibilità e la sua espressività musicale? Chi vuole? Io l'ho detto prima, e secondo me comunque lui ha reagito nella maniera più
nobile, cioè veramente, oltretutto studiando come un pazzo su tutto, perché lui studiava molto, e lui ha affrontato questa difficoltà, questa brutta incombenza, studiando e, come dico, acutizzando le sue qualità e le sue peculiarità. Quindi credo che da questo lui ne abbia tratto, addirittura dal punto di vista artistico ovviamente, ma anche umano, un vantaggio, e quindi aumenta ancora la sua grandezza come persona comunque. Certo. Davide, ma che rapporto aveva Ezio con Napoli, la cultura napoletana? Ma Ezio era, allora adesso scusatemi, però mi viene da ridere. Prima Tommaso, in maniera anche abbastanza aggressiva, ha detto questa cosa del disabile in carrozzella che parlava male. Noi abbiamo fatto una volta una cosa a Napoli, dove Ezio era chiamato curatore per un giorno, e parlando di un quadro che è in una galleria a Napoli, suonammo delle sue musiche. Ezio non ha mai avuto una carrozzina di quelle automatiche, perché spingeva la sua carrozzina da solo. Ci sono milioni di aneddoti riguardo al fatto che lui era diceva di essere più veloce perché aveva le ruote, ma questo lasciamo perdere. Usciamo da questa galleria e dai quartieri spagnoli scende uno che gira con una specie di triciclo motorizzato, il quale fondamentalmente non ha una disabilità agli arti inferiori, è semplicemente obeso, e quindi per girare per le strade usa questo triciclo, sale sul marciapiede e si mette a parlare con Ezio. Ezio aveva la capacità di potersi interfacciare dalla regina Elisabetta, pace all'anima sua, al personaggio dei quartieri, che sicuramente è molto più colorato e sopra le righe della regina Elisabetta, lo approccia e gli si mette a parlare in faccia come se si conoscessero dal due giorni prima. Ezio diceva che i napoletani avevano sempre fatto parte della sua vita, e questo credo che Tommaso non lo possa confermare, perché nel quartiere, nel palazzo dove loro vivevano, era un quartiere stracolmo di meridionali, perché era un quartiere operaio, per cui quindi per lui la virgolette sensibilità terrona era una cosa piuttosto forte. La prima volta che mi ha invitato a suonare nella sua orchestra, io facevo il primo violino, scherzando mi disse: e io dovevo per forza invitarti, perché noi non avevamo neanche un terrone qui, dovevamo aumentare la quota terrona perché altrimenti non eravamo sufficientemente inclusivi. Questo, diciamo, la parte stupida intesa come ironica. Ezio adorava Napoli, adorava le mozzarelle. Io ho fatto un concerto con lui a Lucca, e la mattina prima di partire io ero a Napoli, dico: Ezio, guarda, io mi sto muovendo da qua, ma che faccio, porto un po' di mozzarella? Ezio mi risponde: noi siamo in un albergo a 5 stelle, almeno 5 chili. Io sono partito con 5 chili di mozzarella, sono arrivato a Lucca, noi siamo andati al ristorante, Ezio si è girato, credo che sappiate che non ci si può portare del cibo quando si va al ristorante, perché ci sono poi una serie di problemi legali veri, che sono controllo qualità e menate varie. Ezio si è girato, preoccupati che dovessimo mangiarci questa mozzarella sotto al tavolo, il cameriere ha detto: no, ma non c'è problema, vi porto i tavoli. Io ho tirato su la confezione in polistirolo e abbiamo mangiato 5 kg di mozzarella. Ezio amava Napoli, amava il sud inteso come parte di sé, senza rientrare in cliché o luoghi comuni. Sicuramente la sua modalità, la sua espressione, la sua capacità di sorridere di fronte a qualsiasi cosa, inclusa la malattia. Prima chiedevano se fosse cambiata la sua espressività musicale. Io non vorrei scendere in disamine strettamente musicali, ma l'uomo, per assurdo, o forse non per assurdo, come forma catartica, era diventato molto più sorridente di quanto io lo ricordassi senza malattia. Ezio era molto più scuro inteso proprio nel senso ottocentesco del termine. Era un artista molto più decadente e in un certo senso baudeleriano quando io l'ho conosciuto. Dopo la malattia, quando l'hanno conosciuto poi tutti, vorrei che fosse chiaro che il Santino di cui parla Tommaso è la versione offerta al pubblico massa. Ezio aveva chiaramente dei momenti di dolore profondo che lo attraversavano e che condivideva con pochissime persone, ma era la persona più sorridente che io abbia mai conosciuto, perché lui continuava a dire una delle sue frasi fatte, che poi abbiamo dovuto sorbirci con milioni di gattini, era che i sorrisi aprono molto più porte.
Ezio sorrideva sempre, era solare, nonostante avesse sempre, costantemente la preoccupazione di non svegliarsi la mattina. Vuoi raccontare veramente per sommi capi com'era il post-concerto con Ezio Bosso? No, intanto c'era la birra prima, la biretta, come credo che Oscar e Tommaso sappiano meglio di me, probabilmente la biretta prima era una sorta di, sembrava quasi il percorso obbligato, no? Ognuno ha i suoi riti propiziatori, noi avevamo la biretta. L'ho detto prima, cioè il concerto, il dopo concerto con Ezio non era un dopo concerto, era una naturale prosecuzione, era il famoso terzo tempo di Rezzisti. Credo che per lui lo stare insieme, ecco perché la pandemia lo ha devastato, non, per, non soltanto perché lui non poteva suonare, non poteva, ma come ha detto Oscar, non poter vedere i suoi musicisti, non poter passare tempo con le persone con cui parlava di musica come parlava di qualsiasi altra cosa, perché si poteva parlare di qualsiasi altra cosa e non per, come cultura liturgica, perché se c'era qualcosa che lo appassionava lui era in grado di leggere qualsiasi cosa lo riguardasse, la riguardasse. Andare con lui dopo un concerto era esattamente come aver fatto il concerto, la differenza è che non c'erano più gli archetti e le note, ma c'erano il vino e le forchette. Non voglio essere spoetizzante, ma era veramente non c'era una frattura per cui poi improvvisamente era sempre un'unica cosa. È estremamente poetico quello che hai detto, anzi. Oscar, la ritrovi, pensando insomma al periodo degli statuto, la ritrovi un po' questa voglia di stare insieme di Ezio? Beh, sì, con gli statuto poi noi avevamo, cioè la vita anche proprio, eravamo veramente ragazzini, quindi la vita di piazza eccetera, c'erano magari tensioni con i paninari eccetera, lui era una persona che non si era mai tirata indietro in queste cose qua, una volta, come racconta anche sua sorella Ivana, lui si era attaccato con un paninaro, l'aveva detto a voi, e poi questi paninari erano un gruppetto, lui si era, non so se era preso uno schiaffo o cosa del genere, e è arrivato Ivana a chiamarci per andare a fare giustizia, perché lui comunque era sempre, non accettava, cioè non abbassava mai la testa, sempre fin da ragazzino, ed è un modo di approcciarsi che ha avuto anche poi da adulto, da musicista. A proposito di quello che aveva detto prima, che raccontava giustamente Davide, l'amore per Napoli, c'è un episodio, un altro aneddoto bellissimo che mi ha raccontato più volte Luca Riello, che è un rapper napoletano, un amico che, con il quale Ezio aveva registrato anche il Cappotto di Legno, che era una bella composizione che mischiava rap, musica classica, una delle sue tante genialità. E lui aveva suonato al compleanno di Luca Riello, cioè era invitato, poi c'era il pianoforte, immaginate un matrimonio a Napoli, che cosa può essere, invitati, il caos, tutto quanto, c'era veramente un caos totale. A un certo punto Ezio va al pianoforte e si mette a suonare, tutta la sala tace e lo ascolta. Detto che quello, secondo Luca Riello, è stato veramente in un matrimonio napoletano un miracolo, un miracolo, e tutti a sentire un applauso scosciante, cioè questo, senza che lui chiedesse l'attenzione, cioè, lui si è messo a suonare, a un certo punto, dopo pochissimo, tutti zitti ad ascoltare Ezio che suonava. Questo per dire la sua comunicabilità, la sua emotività nel trasmettere attraverso anche proprio soltanto come suonava lui con uno strumento, col pianoforte in questo caso, che non era il suo strumento, tra l'altro. Vorrei aprire una breve parentesi su, chiamiamolo così, l'Ezio comunicatore. Prima l'avete detto, c'è stato un momento in cui poi Ezio diventa in qualche modo un fenomeno mediatico, partecipa a Sanremo, porta la musica classica in televisione ed è sembrato a tutti che fosse scesa la manna dal cielo. Poi, come spesso succede un po' in questo paese, a volte si accendono i riflettori sempre sulle cose sbagliate, e lui, secondo me, ne soffriva un po', insomma, che non venisse letta la cosa per quella che era, cioè una persona che faceva divulgazione, chi fa divulgazione vuole necessariamente arrivare a più persone possibile. Volevo sapere, secondo voi, se questo suo lavoro ha prodotto dei risultati, cioè se è servito in qualche modo, è stato capito e gli è stato dato il giusto valore. Tommaso? È una bella domanda questa, guarda, io
difficile risponderti, ma non perché devo trovare le parole politiche giuste, perché userei altre parole probabilmente se non fossi in una diretta web. Io penso che abbia fatto vedere qualcosa di differente che non si vedeva da tempo. Qualcuno l'ha recepito, qualcuno non l'ha recepito, qualcuno ha fatto finta che non ci fosse. E parlo di chi sta ai piani alti, di chi controlla, di chi sta alle macchine che controllano poi certi, che muovono certi, ma questi fili. Io penso, c'è una cosa bellissima che però ho letto, ed è legata in realtà al documentario che abbiamo fatto. C'è stato un critico, adesso non mi ricordo chi, comunque, che avevo letto, ed è la cosa più bella che avevo letto di tutto il documentario quando abbiamo fatto l'anno scorso, che vedendo il documentario mi è venuta voglia di ascoltare Beethoven. Quindi cioè, quella è la grande vittoria, se vogliamo, quella è la grande, chiamiamola non rivoluzione, ma credo che per Ezio sia il complimento più bello, o meglio, che lui avrebbe apprezzato di più, sicuramente. Quando l'hai sentito l'ultima volta, Tommaso? Guarda, io l'ho sentito via WhatsApp scrivendomi con lui una settimana prima. Avevo cercato di chiamarlo, ma non aveva risposto. Poi si è capito perché. L'ultima volta che l'ho visto invece è stata dicembre del 2019 al concerto. Poi dovevo andare a Natale, periodo, ma io ho la prerogativa che ogni Capodanno mi prendo l'influenza. Ma pre-Covid questo è sempre stato così, e poi dovevo rivederlo a febbraio, però come spesso capita con Ezio ti chiama proprio l'ultimo secondo, cioè mi chiama alle 7 di sera dicendomi che era a Torino, no? E io in quel momento non so dove ero, ero da un'altra parte, gli faccio ma non ci sono, vediamoci domani, no ma io riparto stamattina, e poi è successo quello che è successo, lockdown, e poi sai, il suo funerale è stato il giorno dopo, due giorni dopo che poi è mancato, ed è stato il primo ritorno alla normalità, nel senso a vedere altre persone. C'era anche Davide, tra l'altro, quindi è stato tutto un po' violento. In chiusura ho una domanda per tutti e tre, perché si è concluso pochi giorni fa il Festival del Cinema di Venezia, Venezia 79. Nell'edizione dell'anno scorso ha partecipato fuori concorso il film su Ezio, Le cose che restano, di Giorgio Verdelli. Colpisce moltissimo la quantità di persone che hanno avuto parole belle e soprattutto sincere. Si dice solitamente che non può piacere a tutti, ma possiamo quasi azzardare che Ezio fosse un'eccezione da questo punto di vista. Chiedo ad ognuno di voi, che cosa resta di Ezio Bosso? David. Al mondo la musica. A me non è questa la sede per dirtelo. Nel senso che io l'ho detto per un sacco di volte, perché chiaramente, come puoi ben immaginare, io sono stato la prima persona che ha dato una comunicazione ufficiale sui suoi musicisti il giorno che è morto. E dopodiché, a rate in questi ultimi due anni e mezzo, questa domanda che tu mi stai facendo mi è stata posta, ma la verità è che il mio problema fondamentale è che io ho perso un amico, quindi sono in grande difficoltà nel momento in cui poi mi si fa invece la domanda da un punto di vista artistico, perché le due cose per me non erano separabili, però lo sono per il mondo. Quindi dico che quello che è rimasto di Ezio, da una parte, quello che noi possiamo continuare a far vivere, come ha detto Tommaso, è la sua musica. Quello che è rimasto, che secondo me dovremmo aiutare tutti a vedere, è la capacità che ha avuto Ezio di mettersi al servizio di qualcosa, esaltandola al punto da poter mettere in prima serata sulla Rai Tchaikovsky spiegato al mondo da un giocatore di rugby, ok? Cioè riuscire a rendere semplice una cosa enorme. Quindi non significa
farle perdere la sua natura, ma renderla accessibile. Questa capacità era solo sua, ma non vuol dire che non esistano altre persone che possono farlo nella stessa, diciamo, in una maniera diversa. Questo potrebbe essere il messaggio. Quello che sicuramente rimane è la musica. Oscar? Guarda, sottoscrivo quello che ha detto Davide in maniera perfetta, proprio il fatto della sua capacità di divulgatore, l'ho dimostrato appunto in questo programma che Storia Mai la Musica, e il parallelo che ha fatto è perfetto, cioè rendere accessibile la musica classica, superando le barriere del non pop, invece venendo la pop, avesse avuto più tempo, fosse ancora con noi, questa cosa sarebbe andata avanti e avrebbe fatto bene proprio alla musica in genere. Quindi al di là della sua musica, cosa resta? Resta la sua musica. Devo dire che quando è successo che è morto, io ero molto preoccupato dal punto di vista proprio che si perdesse tutto, perché lui non aveva mai pensato un dopo. E devo dire che, l'ho detto più volte, lo ripeto, che Tommaso si è preso una bella responsabilità, ma sta facendo molto bene. E sono contento perché sta mantenendo e sta divulgando quello che lo zio ha fatto, regalandolo alla storia come merita, ecco, perché tirando fuori queste cose inedite, tutto quello che sta facendo è veramente fondamentale. Quindi resta la sua musica al mondo, per me, come era per Davide, un amico, per me era veramente un punto di riferimento, un punto di forza, e più passa il tempo più la cosa, come sempre capita, manca tanto, ma tanto il dolore per le dipartite non è il primo della mia vita, ed è sicuramente uno dei più grandi, e fa parte della vita, è un dolore che comunque il tempo non cancella sicuramente. Io infatti ci tengo, penso a nome di moltissime persone, a ringraziare il lavoro che fa Tommaso, perché è un grande lavoro, e sicuramente l'eredità artistica, insomma, di Ezio è in buone mani, e io ti faccio un in bocca al lupo sentitissimo per il lavoro che dovrai affrontare. Ma vuoi ricordare, per chi fosse in zona, stasera c'è un evento dedicato ad Ezio? Sì, stasera a Santo Stefano Belbo, che tra l'altro l'ha citato David prima, adesso sono nell'ufficio del direttore della Fondazione Cesare Pavese, c'è una serata di Tafel Music, Tafel Music alla Bosso l'hanno chiamata. Tafel Music è musica da cena, da tavola, che è una cosa che Ezio faceva spesso quando abitava qua in Langa 18-20 anni fa, faceva proprio la festa della musica, dove appunto quello che diceva David, no? Prima si suonava, cambiava soltanto che prima c'erano delle note, degli strumenti, poi c'erano le forchette e i coltelli, qua c'è tutto in un colpo solo, ecco, così accorci anche i tempi e si ubriaca prima, diciamo da qui. Vi ringrazio solo per tutti i bellissimi complimenti che mi state facendo, io vi ringrazio. Io aggiungo solo una breve cosa, so che abbiamo sforato, però ci tengo. Per me oggi quello che stiamo facendo, perché poi non è che sono da solo, c'è anche David, ci sono anche altre persone che sono in questo processo. Io ho la responsabilità verso un musicista, non ho la responsabilità verso mio zio. E per me è importante separare le due cose, perché se mi concentro su mio zio, ragazzi, stasera chiudo tutto, vado, me ne vado, do direttamente tutti i miei soldi allo psicanalista e risolto il problema, perché ci vado tutti i giorni. Io cerco di prenderla nella maniera veramente in maniera pragmatica, proprio nel senso concreta e reale, non tanto filosofeggiare. Poi faccio stupidaggini, facciamo tutti stupidaggini, qualcosa funziona di più, qualcosa funziona di meno, però che cosa rimane di Ezio? Rimane la sua arte, rimane il suo pensiero, rimane la sua musica. È come se ci avesse lasciato un bellissimo giardino da curare, ok? Da curare e da far vedere alle altre persone, a dire quanto è bello, quanto crescono bene quei fiori. Vedetemi un po' come un vivaista, dai, facciamo così. Oggi faccio questa metafora. Io vi ringrazio per ogni singola parola che avete scelto di condividere con noi questa sera, per la sincerità, per essere stati qui. Ricordo a chi ci segue che l'appuntamento è per la prossima settimana. Iscrivetevi alla newsletter, così siete tutti quanti aggiornati su tutti i nostri contenuti e le novità. Come vi dicevo in apertura, fatemi un giro sul sito nuovo e ci fate sapere che ne pensate.
Ci vediamo la prossima settimana con una puntata dedicata a Bruce Springsteen, saranno i 40 anni di Nebraska e il compleanno del boss. Ci saranno, mi sono presa appunti, Carlo Massarini, Claudio Trotta, Daniele Tenca che suonerà dai nostri studi, i ragazzi del Pink Cadillac di Napoli e Alberto Lanfranchi della rassegna Noi e Springsteen, condurrà Ezio Guaitamacchi e quindi insomma lunedì prossimo 19 settembre alle 19 sempre su questi schermi. Grazie di cuore Tommaso, David e Oscar per questa grazie a voi e le vostre parole. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao a tutti.